nascere dal nulla su questo foglio bianco immesso nell'arce di sviluppo la fotografia che avevi fatto. Era quasi magico. I primi anni sono stati più di ricerca, capire che cosa volevo fare. Ho cominciato ad interessarmi a zone di crisi. Noi siamo lì come testimoni a raccontare una storia. Il nostro obiettivo è quello di mostrare qualcosa che rimanga impressa nella memoria. Io ho sempre pensato di dover fotografare le persone, non la guerra. Qua siamo in Siria. È stato l'assedio più lungo dalla Seconda Guerra Mondiale. Eravamo lì sotto e sentivamo le bombe che cadevano sopra la nostra testa. Qua c'è la bandiera dell'ISIS. La sua prima reazione è stata quella di tirare su le mani come se si fosse arresa. Tante volte ho avuto paura o di essere preso, rapito. In Ucraina mi ricordo che quando tornavo facevano i fuochi d'artificio e mi spaventavo. Mi rimane solo speranza di non essere prossima o vittima di qualche cecchino. La guerra è guerra e se noi andiamo lì a documentarla dobbiamo essere consapevoli che magari non tutti torniamo a casa. Non cercavo la guerra. E poi dopo la guerra invece è arrivata come un temporale. E mi ha cambiato la vita. È necessario un gigantesco atto di fede.